Prendiamo questo bicchiere con dell'acqua. Ciao! No! Pia! Tutta l'acqua addosso! Oggi giochiamo a nascondino con i nostri amici! Io ero fuori. Sì, eri fuori perché devi iniziare a contare. No, ma che cavolo c'entra? Devi contare. Uno! Corri! In realtà questo non è un semplice nascondino, ma farò degli scherzi assurdi ai miei amici. Quindi non mi devono scoprire neanche di nemmeno. Oh mio Dio, Kappa ha finito di contare, mi metto qui sotto e fingerò di essere svenuto. Matti, ma scegli sempre i nascondigli più banali del mondo. È così facile trovarti. Ah, ma è Piadino, quanto è bello Piadino. Ah, no, aspetta. Questo qui non è Matti. Vediamo un pochettino dove cavolo siete nascosti. Vi ricordo che io sono il miglior trovatore di nascondino. Ok, sono pronto. Io sono certo che qualcuno è qua. Dite che è credibile. Sento delle urla. Qualcuno è qua dentro. Ora ne sono certissimo, ma non voglio più aprire questa stanza. Andiamo avanti facendo finta di non aver trovato nessuno. Io ho molta paura di Nine Matti attualmente. Ma che cavolo. Kazu, ma che cosa ci fai qua dentro? Ah no, ho di nuovo sbagliato. Questo non è Kazu. Procediamo nella stanza di Nine Matti. Kazu, dove cavolo sei nascosto? Kazu, ma no, già te, ma non scegli sempre i nascondigli più belli del mondo. Vabbè, non sei il migliore comunque nascondino perché io ti batto. Però sei bravo, bisogna ammetterlo. Kazu, ma sei proprio uno scarsone invece. È così facile trovarti. Che cavolo, Kazu, ti ho trovato, non vuole più, devi... Kazu? Ti ho detto che ti ho trovato, Kazu! Ti ho trovato! Oh, devi venire, Kazu? Che sta succedendo? È morto? Finalmente? Kazu! Per favore! Oh! Ma sei morto? Kazu! Oh, io sto iniziando seriamente a preoccuparmi, Kazu! Non mi risponde, Kazu! Ok, questo è un problema enorme! Ragazzi! Ah! Kapp ci ha creduto tantissimo ed è andato a chiamare Nine Matti. Ragazzi, abbiamo un problema enorme. Kazu è di là che è svenuto. Come è svenuto? Come facciamo ora? Ma come ha fatto a svenire? Matti, non lo so come ha fatto a svenire, ma che cavolo di domanda è? Venite, veloci. Dai ragazzi, non abbiamo tempo da perdere, correte. Andate a vedere Kazu, mannaggia voi, veloci. Ma è lì per terra. Ah no, aspetta. Quello è Piadina, ma forse mi sono confuso fino a te. Ah no, è lì. Cosa? È svenuto abbracciando anche una lampada. Infatti, aspetta un attimo. Ma porca miseria, ma Kazu, ma proprio qua dovevi svenire, porca miseria. Ma ragazzi, prima questa lampada non c'era, ne sono praticamente certo. E allora come ha fatto a cadere? Forse ha provato a rialzarsi e gli è caduta la lampada in testa. Mi sembra una cosa molto complicata. Aspetta, ma si è mosso. Ma allora non è svenuto. Non sei svenuto, adesso te la do io una botta in testa. Aspetta ragazzi, ci penso io, state tranquilli. Mettiti giù, vieni subito. Ecco, vedete, è svenuto. Ma se l'hai spento tu a terra, gli hai detto mettiti giù. Infatti. No, va bene ragazzi, non ci pensiamo. Continuiamo a giocare, vado a contare io. Tutto ciò è molto strano. 3, 2, 1, vado. 1, 2, 3. Ok, mi sono nascosta in bagno in camera. Non mi troverà mai nessuno perché nessuno usa il bagno, perché sono tutti zozzoni quelli lì. Infatti io che lo uso tutti i giorni, io sono molto intelligente e ho con me il mio telefono, così non mi annoierò di sicuro. Ragazzi, questi scherzi stanno funzionando tantissimo e me ne è venuto un altro in mente. 11, 12, 13, arrivo. Vediamo dove si nascondono i miei amichetti. Controlliamo subito in camera di Matti. Solitamente Ninna si... non c'è. Di solito lei si mette sempre sulla sedia di Matti. Ma aspettate che di qua c'è un mega tavolo da ping pong. C'è qualcuno che si nasconde. Mi sa di no. Vabbè, usciamo dalla camera di... Ma chi c'è qui? Nessuno. È per caso un nuovo vestito e un appendiabiti di ma... Ah, già. Ma fa molto male questo appendiabiti, aspetta. Kapp, sei stato trovato, seguimi, andiamo a cercare i nostri amici. Kazu, aspetta un secondo che mi hai trovato, sono stato nascosto almeno mezz'ora, infatti eccomi, sono il king del nascondino. Ma il king del nascondino cosa, che sei stato il primo che ho trovato? Sì, ma ora devo andare in bagno, va bene, se permetti. Ok, andiamo in bagno. Ah, è il nuovo elettrodomestico che hanno comprato lì nel Matti. Io dovrei sedermi. Ma io, quello è il nuovo water. Sì. Cioè io dovrei sedermi. No, non è il nuovo water, è lo scarico elettrico. Ti faccio sentire. Si attiva qui.
Bene, adesso vai a fare la plin plin. Io direi che posso aspettare. Va bene ragazzi, basta scherzare, è arrivato il momento di trovare Ninna. Seguitemi e ci recchiamo subito in camera di Ninna e Matti. Uffa, ma quanto ci mette cazzo? Cioè sono 3 ore che sono in bagno, quasi quasi mi viene sete, ma non posso bere dal rubinetto, insomma. Non mi piace l'acqua del rubinetto. Mi sto annoiando tantissimo, quasi quasi canto. Forse è meglio non cantare. Ninna, Ninna, dove sei? Ma dove cavolo? Ah, ho capito. Ninna, Ninna. No, non è qui. Ma dove cavolo si è cacciata? Ninna, Ninna, Ninna. Ah, non è niente. Hai visto Ninna? Beh, io qua non vedo niente. Ragazzi, ragazzi, ma siete proprio dei novellini. Perché non imbrogliamo un pochettino? E come faresti ad imbrogliare? Sentiamo un po'. Prendo il telefono e chiamiamo Ninna. Così sentiremo lo squillo e capiremo dove si è nascosta. Ditemi che non sono un genio. Non sei un genio. Ma l'hai chiesto tu di dirmelo. No, raga, ma chi è? Zitto, che poi capisci che la stiamo imbrogliando. Non devi urlare che stiamo imbrogliando. Hai ragione. Siamo pronti, apriamo la porta. C'è Nella. Siamo bravissimi, subito ti abbiamo trovato. Ecco, potete usare anche voi questi scherzi con i vostri amici, però può essere che inizieranno a piangere. Siete pronti, ragazzi? Sì, signor capitano. Ninna e Matti. Certo, non ci batteranno mai. Ok, andiamo via. Ciao, ciao. Allora, si conta così. 1, 2, 15. 16. Chiudiamo la porta di qua e innanzitutto metterò queste scarpe che mi ha prestato Ninna. Sì, non fate caso al colore. Ma sono rosa. Eh sì, e quindi il rosa è un colore chic. Non ci credo, l'ho già trovato. Ah no, non è lui. E infatti ti dona molto. Le mettiamo proprio qui davanti, così loro crederanno che questi sono i miei piedi. E dobbiamo fare anche un'altra cosa. Ci dobbiamo scambiare le maglie. No, no, no. Poi continuerò a puzzare per tutta la giornata. Ma a meno che questo non sia il capo Kazu, non sono qua. Neanche sotto la mia postazione. Mamma mia, quanti fili ci sono qui. 3, 2, 1. Via! Oh! Ma che puzza! Ci sono pronti, pronti. Forse sono in bagno. Potremmo dare un'occhiata nella doccia? No, non sono nella doccia. Nella doccia ci sono io, guarda. Ecco qua. Trovata. Non far casino. Ok, adesso che ho la maglia rossa io sembrerò Cap. Sei uguale, proprio identico. E ovviamente andiamo ad aprire questa porta, così vedranno le scarpe. Magari mettiamole qui. Sicuramente sono qua, andiamo. Ciao Cap, io vado a nascondermi. No, voglio nascondermi anche io. Ninna, abbiamo fallito di nuovo. Non c'è nessuno in questo bagno. Abbiamo sbagliato ancora una volta. Forse sono in cucina. Sì, potremmo andare a controllare oppure... Aspetta, guarda lì. Non ci credo. Ma non ci posso credere che si è nascosto così male. È lui, giusto? Sono le sue ciabatte. Shh, ci stanno cascando. Oh no, e peccato. Non ci credo. Aspetta un secondo, ma queste sono solo le ciabatte. Ci hanno fregati, Matti. Ci hanno fregato alla grande. Queste erano solo le ciabatte. Io pensavo, oddio, che avessimo beccato già uno. Invece ancora niente. Continuiamo a cercare. Ragazzi, stanno entrando qui dentro. Speriamo che la maglia rossa mi aiuti. Ok, 3, 2, 1. Andiamo. Andiamo. No ragazzi, non sono capo, la maglia rossa, ma sono Kazu. Aspetta, ma Cap aveva la maglia rossa. Sono i trucchetti del nascondino, mi dispiace. Cap, esci. Via, 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 di corsa, di corsa. Cosa? Ma quella era Kazu. Cap. Era Cap con la maglia blu. Io sono confusa. Anche io. 1, 2. Zitti ragazzi, prendiamo questo bicchiere con dell'acqua. Ragazzi, dove vi siete nascosti? Ragazzi, mi sono appena nascosto nella cabina armadio. Così Cap sarà obbligato ad aprire questa porta. Prima cosa, come al solito, camera di Matti. Qua dentro c'è sempre qualcuno. Perché la gente non sa veramente nascondersi. Ci mettono tutti. Ah beh, aspetta, anch'io me l'ho messo qui. Nessuno. Nessuno. Cavolo, non c'è nessuno dentro la camera di Matteo. Ok, hanno capito che forse non è il migliore nel nascondiglio. È appena entrato in questa camera.
Ragazzi, sono entrato in camera da letto. Ok, forse se ne sono accorti. Piadina, hai capito? Sono entrato in camera da letto. Piadina? Piadina? Piadina, che cavolo stai guardando? Borsetto, dove hai messo Nina? Non c'è. Ma come non c'è? Ok, sì, è vero, effettivamente è sparita. Nel bagno si è nascosto qualcuno, ragazzi, c'è nessuno? Ma che cavolo è che ha scelto questo nuovo box doccia? È così brutto. Bah, che cavolo, qua dentro non sembra esserci nessuno. Magari si sono nascosti nella cabina armadio poi... Ciao. No,